ce l'abbiamo più. Dai, suoni, signore! No, Gloria, ce l'abbiamo sopra la testa! Non ci interessa, il tesoro deve essere portato in tasca! È qua, è qua! Non c'è! Gloria, non c'è più tempo! Aiuto! Qua, qua! Qua, qua! Qua, qua, racco! Scavare! Grazie, benvenuti in un nuovo video. Io sono Gianmarco e lei è la cercatrice di tesori di oggi. D'Oriente, tesori d'Oriente, no sponsor, ma se mai volesse sganciare di dobloni, sappiate che costiamo veramente tanto, signori tesori d'Oriente. Oggi ci vedete nella macchina, siamo io e il Glorione perché ci siamo detti: cos'è che non abbiamo ancora recuperato in uno dei nostri video? Un tesoro. Una Birkin. Ah, giusto. Però la parte metallica è molto piccola da trovare. Della Birkin. Cioè, comunque non è che sia tanto grande. Raga, noi vogliamo i gran quattrini. Noi stiamo andando a cercare una Birkin sotterrata sotto il mare. Abbiamo deciso di recuperare il metal detector. Sì, che è in condizioni poverino. Pietose, cioè, vergognose. Però funziona. Funziona ancora. L'abbiamo recuperato dai meandri dei nostri balconi. Che ha preso pioggia, polvere, grandine, le intemperie, tutto, e oggi lo portiamo al mare a mostrare le chiappe chiare, no, a cercare i tesori d'Oriente. Mamma mia, tra l'altro speriamo di trovarne uno davvero, che qua quest'anno qua è pieno di il piatto piange di eventi e siamo quest'anno rovinati. Abbiamo un matrimonio napoletano. Esatto. Abbiamo un porto napoletano della gravidanza, e della poi, Giulia. E poi il furto c'è stato. E poi c'è stato anche il furto, quindi raga, dobbiamo qua rimediare qua la il situazione. Piatto piange. E che non mi si venisse a dire, e che non mi si venisse a dire che andiamo a rubare, perché quello che finisce in fondo al mar è di proprietà. Esatto. Tutti. Quindi quello che io voglio recuperare. Allora io spero sempre nei gioielli. Che tra l'altro sai che il metal detector ha un pulsante per i gioielli. Certo, un pulsante. Dopo proviamo, mettiamo il tuo bracciale sotto la sabbia e proviamo a cercarlo. Facciamo che no. Direzione mare, destinazione mare. Ma che mare è che andiamo? E quale vuoi andare, scusa? Non lo so. Andiamo a Courmayeur? No, ce ne sono due qua di mari. Qual è? Quello c'è di Venezia? Rosolina. Io voglio andare a Rosolina perché dove recuperano sempre le ossa. Che in quelle zone lì c'è molta deriva di oggettistica, di prodotti terreni lordi. Quindi, raga, direzione ma destinazione mare. Il mare triste che abbiamo. No, in più con tutte le tempeste che stanno arrivando in questi giorni, ci sarà il delirio. Però guarda che non siamo solo noi che andiamo in giro col metal detector, ho scoperto che c'è proprio un sacco di gente che lo fa. Davvero? Perché l'anno scorso sono andata a correre qualche volta, sì. Sono andata qualche volta a correre al mare prestissimo, erano tipo le 6 di mattina. E c'era sempre gente che andava avanti di tutto. Davvero? Tra l'altro sta arrivando un tempo che guarda. Un tempo che guarda, per carità del Signore, Gesù salva. Maria, ma ogni volta che vengo via con te, cioè. È un attimo di apocalisse. Ma scusa, questa roba qua che mi significa? È qui il tesoro. È qui il tesoro d'Oriente? Eh no, questo è tutto il... che è arrivato dal mare. Sì. Oh, santo signore. Se avete bisogno, qui ce n'è. È una giornata perfetta per venire al mare. Welcome to the beach. Welcome to Saint-Tropez. Welcome to Saint-Tropez, ragazzoni. E adesso qua, trick track, abbiamo... Mamma santa, sembra che ho rubato anch'io in giro. Abbiamo lei. Mamma mia. La bacchetta. La ratar. La bacchetta. La bacchetta di Elsa di Frozen. Guardate che condizioni pietose che è. Ma è carica. Sì che è carica. Vedi la faccenda. Trick e track, bombe a mano. Ha già rilevato. Sì, vabbè. La gamba di legno. Guarda la gambetta di... Vedi che va? Sì, per forza, gliel'ho messo lì, cara. Dai, non parlare male così della mia bacchettina. Questa di quando Gabriele aveva 4 anni, come la vediamo? Allora, ragazzi, ci appropinquiamo alle spiaggione. Tra l'altro c'è qualcuno che sta proprio... Aveva fatto trick. C'è qualche consistenza qua. Cosa c'è? Fai la consistenza. Che disagiato. Cosa l'è? Adesso te lo dico, cosa rileva.
Dell'oro? Del bei dobloni. Diamanti. Non lo rileva più però. Qua in parcheggio secondo me ci sono 2 euro. Dici vero? Senti come suona. No. Cava. Ah no. Altro meno. Abbiamo trovato il tombin. Che disastro. Che disastro. Ma che caso? Trovare l'apocalisse. Bello tutto. Non parlare delle big stand. No, tempo da perdere anche perché, ripeto, apocalisse in corso, c'è cioè una parete. Dai, ma che è? Questo video durerà poco. Allora stiamo per entrare nella spiaggia libera. Anche Pets Beach. Vedi, anche la Pets Beach. Sì. Allora, qua quindi si sarà misura... pieno di merda. Pieno di cremerie. Non è che adesso peschiamo. Sì. Come è possibile? Già qua, follettine, follettine. Riprova? Ma che cazzo? È qua, è qua, qua. Cosa l'è? Cosa non l'è? Lo so, c'è una cosa. No, no, c'è qualcosa veramente, Ma cosa? Guarda. Ma cosa, un bastoncino? Ah, sì, sono bastoni. Dai. Ma se va... prima andava, adesso non va più niente. Prova qua, prova qui, prova qui. Non va niente. È qua? Perché se ne ammoniti. Ferma, ferma, ferma. È quella roba lì? Perché... Prova qua? No. Era là, il tappo. Cos'era? Cos'è lei? Icnusa. Vabbè raga, ma veramente per l'immondizia stiamo scavando. Noi vabbè, l'immondizia, dopo la buttiamo via. Sì. Vabbè però... raga, fino adesso abbiamo trovato un bel tappo di bottiglia. Noi vogliamo il cash. Io non me ne faccio niente di tappi di bottiglia, ve lo dico. Trova un po' di consistenza, dobbiamo andare in riva, Gloria. Stiamo andando. Alla derivia. Guarda, guarda, mamma, in che stato. Comunque tu perché ti sei messa in giacca, in tailleur? Perché per se trovo il tesoro e vengono a intervistarmi, almeno che sia in vorrei, sai che secondo me cosa troviamo? Questo. Quella roba là, quell'apocalisse là che sta arrivando. Maria, ma che è? Guardate che secondo me noi non arriviamo a destinazione. Destinazione mare, sì. Dammi la magia. Wow, oggi grandi tesori qui. Non permetterti. Troveremo una Birkin. Sì. Io lo sento che si va ad Hermes. Tra l'altro, se qualcuno volesse mai farmi un regalo, io vorrei una Kelly 25 verde. È per quello che stiamo facendo questo, infatti. Sì. Ma siamo sicuri che funziona? Sì. Io sono quello che le spero tutte. Sembra uno che cerca le cose? No. Sembri un povero disperato. Comunque il mare fa alquanto paura. Guarda che è stranissimo comunque. Orione! Orione! C'è una scoperta malefica! non so. No, ma c'è tutta la gioielleria qua, altro che. Senti! Cos'è? Bello! Era quello! Bello! Abbiamo trovato un pezzo di... Up and down! Up and down! No, ma vabbè, là fa il paese! Posso dirti che sembri veramente un disagiato? Non permetterti... Qua c'è la consistenza! Qua c'è! C'è la faccenda! Qua c'è! No, no! Senti che roba! Senti, è qua! Vada! Ma come scavi? Perché devo andare piano! Ma no, è profonda la consistenza! È profonda? Sì, è profonda! Non ti dice quanto? Tanto! Ah! Cazzo! La madonna! È qui la faccenda! Tu o lei? Non lo so! Andremo sott'acqua! Dov'è? Qua. Ah, ma no, ma se era là l'abbiamo persa per sempre! Adesso vedi chi dice che è qua? Vabbè, se c'era qualcosa qui l'abbiamo persa. Era qua veramente? Ma guarda che secondo me si droga.
dici, ma non è che posso scavare in acqua? Andiamo a scavare là, vabbè. Dice... Beh, non lo so. Lo trova! Ma potrebbe ma essere... Ma lo mettono? Ma non la gemma a me! Che deficiente! Dai, dove... Oh. Posso dire una bassa, la lancerai in mare sta roba qui. Che fatica che cioè, fa uno per trovare due cavolate del porto sta famiglia. Vieni più di qua. Watch this. C'è una situazione lì. Secondo me sto coso qua suona a caso. Come ti senti? Io avrò tutti i capelli annodati. Mamma mia, ma che roba! Allora, io ti propongo un video per la prossima volta che veniamo al mare. Buono via! No! Vado al mare a tirare su l'immondezia. Perché mi sembra che sia più utile di questo video. Ma anche noi, cioè, potevamo andare in una spiaggia tipo... Dei ricchi? Trovo cose disgraziate. Ma infatti non ho capito perché mi hai proposto qui. Oh Maria! Ma no, prova adesso che suona. Ecco. Mamma mia, che triste. Ma come? Ha suonato tantissimo, dai, c'è qualcosa, dai. L'ho visto! 70.000 euro! Dove? 70.000 euro! No vabbè, 2 centesimi. Ma io sto male. No, io sto male. Io vado a ricoverarmi. Io adesso vado. Guarda con quel ciuffo. E con questa extension vado a fare un ricovero coatto. Cioè 2 centesimi. Siamo qua da 7 ore. Non riesco a guardarti. Sembri la regina di cuori. La regina di cuori. Ma tu ti rendi conto di cosa sta per arrivare? Io sono qui con te, con un metal detector. Ma allora, se c'erano lì 5 centesimi, questo mi fa capire che c'è da... Ha visto una setta in acqua! Ti giuro! Ti giuro! Gian, guarda che ci colpisce un fulmine e moriamo! Poi tu c'hai pure il metal detector! Quello lì è proprio... Ah, sta suonando qua! Dai, scava! Qua! Madonna! Signore! Oh, io stiamo volando via! Raga, senza trovare niente! Ah, sì! Oh, raga, non ci faccio mai! Dai, certo, dov'è? Scavi, madama! Oh, di qua! Ma cosa? Oddio, so che senso! Stiamo per prenderci un po'. Cerca qui! E cerca! Dov'è? La Birkin! Cerca la Birkin! Cerchi la Birkin! È di qua! Perché sta... ma non suona più! Non suona più questo maledetto! Non abbiamo più! Dai, suoni, signore! No, Gloria, ce l'abbiamo sopra la testa! Non ci interessa il tesoro di essere portato in sala! La dai, senti? Qua! Gloria! Non c'è più tempo! Aiuto! Ce l'abbiamo in dai, testa la temporale! Dai, dov'è? Non lo so! Qua! Raccolta. Scavare! Non ci credo! Cos'era? Una bottiglia! Oh mio Dio! No vabbè, ma senti! Gioiella! Raga, siamo appena risaliti in macchina, terrorizzati completamente. Quello che abbiamo recuperato alla fine sono stati 2 centesimi che ho perso. Ah, pure? Sì, cioè, la fatica per trovarli. Ah no, tacci, li ho trovati. 2 centesimi, mi siamo venuti per 2 centesimi. E l'anello, che non so dov'è. Che sarà
cioè, già perso secondo me. Sì, ma poi sarà proprio una roba da Zalala, che magari guarda, se tutto va bene c'è sceso da bene. Vabbè, se tutto va bene, guarda raga, non vale niente. No. In ogni caso, fateci sapere giù nei commenti se volete che riproviamo, se no dovremmo venire con la Giulia perché la Giulia trova sempre soldi per terra. È vero. Però dovremmo andare in una spiaggia un po' più ricca. Sì, perché Saint-Tropez, capito? No, sono proprio dei disgraziati. Ragazzi, fateci sapere cosa ne pensate giù nei commenti. Non dimenticatevi di mettere un po' di su, di iscrivervi al mio canale e soprattutto di dare un'occhiata anche ai social della Gloria, perché potrebbero esserci delle cose molto interessanti. Molte cose quest'anno, in verità. Sì, un matrimonio napoletano. Esatto. Noi vi mandiamo un bacione grande grande e al prossimo video. Ciao.